vederlo aggirarsi un po' con fare spaesato tra la casetta di Mastro Geppetto, il campo dei miracoli e la pancia della balena, luoghi che a lui dovrebbero essere invece molto familiari, lo si scambiava per un comune visitatore del paese dei balocchi. Invece il riccioluto signore di mezza età, un po' appesantito, che ieri in abiti borghesi gironzolava in piazza Bambini del Mondo, altri non era che Andrea Balestri, l'attore che a 8 anni interpretò il Pinocchio televisivo di Comencini nell'indimenticata serie Le avventure di Pinocchio, insieme ad un cast stellare composto da Nino Manfredi, Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Ci sono voluti 16 anni per vederlo al paese dei balocchi, ma alla fine anche lui è stato uno dei protagonisti di questa manifestazione che proprio dalla fiaba di Pinocchio trae le sue fondamenta, sulle quali poi innesta ogni anno di volta in volta un nuovo tema conduttore. Dopo l'incontro con la fata turchina locale, che con un incantesimo lo ha fatto tornare al 1971, Balestri ha rivissuto sul palco, per la gioia di quanti in quegli anni lo videro sul piccolo schermo in bianco e nero, proprio il periodo del telefilm, attraverso aneddoti e dietro le quinte accaduti proprio durante i Ciak. Io penso che Comencini abbia proprio riprodotto la povertà e la semplicità di quei tempi, ecco. Ecco perché secondo me è riuscito veramente a fare un capolavoro, capito? Perché non c'era effetti speciali, non c'era niente. Con me non erano attori, ma erano più amici, più compagni di gioco che attori, perché capivano che Andrea, 7 anni e mezzo, era un bimbo e non era un attore, ecco, questo sì, devo dirlo. Sì. Con 25.000 presenze, questa 16ª edizione ha chiuso i battenti con l'indimenticabile spettacolo pirotecnico e un corollario di eventi collaterali che dal 16 al 19 agosto sono stati miscelati alla perfezione tra giochi, favole, sogni e tanti spunti sulle buone nuove, il tema scelto appunto per questa edizione 2019. È veramente, siamo molto contenti, è stata una bella edizione, ricca, piena di cose, dalle cose su cui pensare, il mondo delle buone notizie. Quindi abbiamo avuto Valeria Valotto, sindaco, Zamagni a parlarci del terzo settore, quindi insomma cose di alto livello. Poi abbiamo avuto degli spettacoli incredibili, senza lo sforzo che ci mettiamo in questi giorni, in questi mesi, non si avrebbe questo grande successo anche di pubblico e di, insomma, di grande, cioè, grandi riconoscimenti, insomma.